fine ha fatto Macao? Io non ne ho idea, so che si sono spostati da qualche parte ma non so dove. Non si sa, non si è più sentita, almeno non l'ho mai più sentita nominare. Non sono in zona Brera? Certo che ci ricordiamo di Macao, che di tutti fatto? E tre. Che fine è fatto? Dietro casa mia, di fianco all'Arco Marina d'Italia. Ma so che oggi a Macao stanno proiettando i film di Yancho, vero? Sì. Quindi vuol dire che Macao non sta andando tanto male. Macao è ancora vivo e vegeto ed è adesso alla sede in Viale Molise 68. Siamo riusciti a restaurare varie parti dello stabile. Diamo la possibilità quindi alle compagnie e ai lavoratori culturali in genere di avere uno spazio in cui lavorare. Questo è l'obiettivo che in questo momento si sta cercando di realizzare. I'll show you the ropes, kids, show you the ropes. Allora, qui in queste stanze stiamo allestendo quello che diventerà uno studio di produzione audio con una sala prove, una sala di ripresa voci e con possibilità anche di broadcast in radio. Innanzitutto c'è un progetto di una web radio che dovrebbe nascere e soprattutto quella che è una delle intenzioni più ferme nel futuro è quella di fare di questo posto un luogo dove si producano effettivamente dei dischi di artisti indipendenti, dove chiunque voglia produrre un disco possa venire e produrlo e produrlo su licenza Creative Commons. Una piccola saletta di 36 posti, 37 con il proiezionista, e, è la sala cinematografica di Macao. L'abbiamo inaugurata a dicembre proiettando Open, che è il film che abbiamo girato qui a Macao a inizio 2013 insieme a Luca Bigazzi. L'idea è che questa sala sia un nodo di una rete di sale cinematografiche indipendenti sparse in tutta Italia, dove sviluppare un circuito che dia uno spazio a un cinema che non arriva alle sale. Macao, diciamo che ha sempre lo stesso obiettivo, che è quello di riuscire a produrre in maniera differente e produrre stando bene, ecco.